Il Teatro Olimpico a Roma è stato chiuso per un po' di tempo a causa del crollo degli ultimi tre piani del palazzo in cui si trova appunto il teatro, ma c'è stata la, diciamo così, reinaugurazione il 26 marzo all'insegna dei corpi in movimento, della danza, del balletto del sud di Freddy Franzutti con le sue quattro stagioni, che è uno spettacolo in cui c'è una commistione non soltanto di stili, ma anche di cronologia. La base è ovviamente Vivaldi, rappresenta la tradizione, ma già qui c'è l'incursione di un poeta, W.H. Auden, uno dei principi del modernismo. E poi anche un'incursione a distanza, diciamo così, di tempo, dai tempi di Vivaldi, musicale, e cioè John Cage, il grande maestro che ci ha insegnato che non soltanto il rumore, ma anche il silenzio è musica. E tutto questo, appunto, sono le quattro stagioni del Teatro del Sud e vi invitiamo ad andare al Teatro Olimpico di Roma per tagliare, diciamo così, idealmente anche voi il nastro della rinascita dello stabile. Le quattro stagioni sono un progetto anche complesso perché parte per un'operazione di stratificazione. Si è partito quindi ovviamente dal capolavoro di Vivaldi, che aveva le quattro stagioni come tema principale, che è proprio quello del passare del tempo. E da qui invece siamo passati facendo un salto grandissimo quasi negli Stati Uniti per parlare delle stagioni delle emozioni, creando quindi uno spettacolo che è diventato un omaggio a Winston Oden, W.H. Oden, un poeta inglese americanizzato nel 1938, che divide la sua poetica in quattro grandi stagioni. E da qui abbiamo trovato degli abbinamenti tra le stagioni climatiche e le stagioni dei sentimenti. Tematiche sono un po' di attenzione. Lui dice: attenti, cari americani, c'è un attaccamento alla bandiera troppo violento, vi fa diventare violenti. Eppure, accesi ovunque, ironici punti di luce lampeggiano là, dove i giusti si scambiano i loro messaggi. Oh, che io possa, composto come loro, d'eros e di polvere, assediato dalla medesima negazione e disperazione, mostrare una fiamma affermativa. C'è un amore per il primeggiare, per vincere, che vi sta, diciamo, asfissiando. E quindi anche individuo delle icone americane che lui definisce degenerate. Per trovare un legame più forte tra le note musicali, appunto tra la parte musicale, perché Vivaldi comunque per noi è familiare e rassicurante, no? Per gli italiani, ho approfittato delle melodie amelodiche di John Cage. Anche il linguaggio coreografico verte tutto verso la modern dance, un po' anni 50, per ricostruire con i costumi anche un'atmosfera giusta per raccontare di questa America che ci ha conquistati poi di fatto. Quindi immaginiamo di vedere tanti personaggi della cultura americana, soprattutto protagonisti delle poesie o della sua vita, che ci sfilano davanti. Non è uno spettacolo di teatro danza, ma di teatro e danza, quindi un progetto di arti integrate, forse come è bello fare quando diversi artisti si trovano insieme. Mi dispiace che Vivaldi e Oden non siano nostri contemporanei per aver creato un progetto unitario anche a livello del tempo, però
La bellezza dell'arte forse è di riuscire a trovare dei ponti col passato, no? E di convivere comunque nell'arte come se fossimo vivi tutti nello stesso momento. Credevo che l'amore durasse per sempre. Beh, era un'illusione. Offuscate tutte le stelle perché non le vuole più nessuno. Buttate via la luna. Tirate giù il sole, svuotate gli oceani e abbattete gli alberi perché da questo momento niente servirà più a niente. Thank you.